ancora un evento particolarmente interessante della Cantina di Tollo. Questa volta si occupa del mondo sartoriale, un'associazione tra degustazione e così, un mondo particolare che viene da Napoli. Si tratta del Wine e Thai, un evento particolarmente curioso. Ne voglio parlare col presidente della Cantina Tollo, Tonino Verna. Vincenzo Ulturale, che festeggerà 40 anni nella prossima stagione, e un mondo che è quello del vino. Come si possono associare due elementi che sembrano così distanti tra loro? Sono distanti, però penso che le aziende che oggi stanno impostando un discorso di sinergia per comunicare le eccellenze dei rispettivi territori. Cantina Tollo parla di agricoltura, di agroalimentare e quindi di vino. L'azienda culturale di Vincenzo è che festeggia i 40 anni, noi ci appropinguiamo, siamo un po' più vecchi, ci appropinguiamo a compiere i 60 anni di attività, e cercano di sinergizzarsi per andare più che sul mercato italiano, che è anch'esso importante, figuriamoci per un'azienda radicata nel territorio come la nostra e come presumo sia radicata nel territorio nazionale del territorio il signor Vincenzo Culturale, artista, io lo chiamerei artista e artigiano, perché le sue cravatte oggi penso che sono nei guardaroba delle più prestigiose, degli uomini più prestigiosi del mondo dell'economia, della finanza, della moda. Quindi in qualche modo cerchiamo di sinergizzare e portare ed essere aggregativi per comunicare nel mondo extradomestico, cioè oltre la comunità europea, queste eccellenze. Questo simposio, questo viaggiare insieme, investire insieme, perché questi eventi portano a degli investimenti anche importanti, investire insieme per far conoscere la italianità, ma non soltanto dell'industria tout court, ma proprio dell'artigiano artista e della seta, che è il cravattificio culturale, e la positività e la territorialità e l'eccellenza che rappresenta Cantina Tollo nel mondo dell'enologia abruzzese, italiana e mondiale. Una particolare invece eccellenza ce l'abbiamo alle spalle. Di che cosa si tratta? Questo è un tino che Cantina Tollo, agli albori di quando ha cominciato l'attività di imbottigliamento e quindi di scommettere sul prestigio dei vini, ha cominciato quindi ad invecchiare. Quindi rappresenta un pezzo di storia anch'esso delle eccellenze dell'Italia. E noi ci invecchiamo da allora i nostri vini, che sono passati dentro queste botti sicuramente i vini di eccellenza dell'epoca, il Rubino, con le secco Rubino e anche altri vini. Quindi questo è un pezzo di storia che noi con orgoglio conserviamo e cerchiamo di comunicare, perché rappresenta anch'esso un'eccellenza del territorio abruzzese. Bene, il mondo sartoriale non ha bisogno di presentazioni. Vincenzo Ulturale, che ha una lunghissima tradizione, bellissima storia, ma soprattutto questo Wine and Tie, cioè vino e cravatta, adesso alla napoletana glielo chiedo io, che ci azzecca? Guardi, quando mi hanno chiesto di partecipare a questo evento, io immediatamente ho detto di sì, proprio spontaneamente, probabilmente per il grande amore che ho anch'io del vino, perché mi piace, sono appassionato, è una parola grossa, però insomma seguo un po' il vino, queste cose qua. Però poi dopo mi sono chiesto, ma io ho detto sì, ma mo che ci azzecco io? Mo? E così ho riflettuto su questa cosa e in realtà ho trovato dei punti in comune, perché l'antica tradizione sartoriale napoletana, che diciamo è una tradizione sartoriale italiana, e il vino ha la sua grandissima tradizione. Tutte le regioni italiane hanno chi più chi meno dei grandissimi vini, e quindi diciamo da questo punto di vista c'è un link, e quindi va bene, insomma,
non siamo assolutamente due mondi staccati e separati, cioè lo siamo, però entrambi legati ad una forte tradizione. Noi abbiamo, diciamo, la fortuna di essere riconosciuti anche a livello internazionale come eccellenza. Il nostro miglior mercato all'estero è il mercato giapponese, e questo, diciamo, è un orgoglio per me, conoscendo il mondo del Giappone, perché i giapponesi sono dei grandissimi ricercatori, non di etichette, non di grossi marchi, ma di qualità di prodotto. E quindi essere apprezzati da un popolo che non cerca l'etichetta, ma cerca il prodotto, il fatto bene, è per me stato sempre motivo di grande orgoglio. Quindi senz'altro, diciamo, siamo riconosciuti nella qualità e ci fa molto piacere. Ancora una battuta: la qualità del vino di Tollo, che cosa ne pensa? Una sua valutazione, un suo giudizio, diciamo così, assolutamente spassionato. Ma io ho detto prima, sono un appassionato, però non sono né un assaggiatore né un sommelier. Io vado a gusto, mi piace, non mi piace. I vini di Tollo mi piacciono e quindi per me sono ottimi. Torniamo adesso e chiudiamo con invece il suo lavoro. Che passione c'è, che cosa ha questa sartoria culturale di diverso rispetto a tutto il resto, secondo lei? Guardi, il marchio nasce nell'85, sono stato io il fondatore nell'85, ma io potevo avvalermi già nell'85 di una tradizione familiare di circa 40 anni. Sono nato tra tessuti, forbici, attrezzature, un ambiente in cui, diciamo, i tessuti, la macchina da cucire, le forbici erano quasi i miei giochi. Mia madre doveva nascondermi le forbici perché andavo sempre lì a cercarle, per cui ho avuto sempre io una grande attrazione verso questa cosa, per cui poi nell'85 ho deciso di partire con un'attività, fare un marchio e oggi siamo quello che siamo. Occorre, al di là dell'arte, anche molta fantasia, creatività? Sì, assolutamente. Diciamo, noi siamo stati molto creativi anche da un punto di vista della modellistica, perché in un settore dove non si è inventato niente per un secolo, noi abbiamo inventato la cravatta tie, cioè noi abbiamo messo un accento sulla E di tie, di cravatta, e abbiamo fatto la tie, la cravatta scaramantica, che è una sette pieghe all'interno della quale abbiamo inserito un cornetto in corallo, che è un classico portafortuna, ed anche altre modellature sempre innovative, per cui, diciamo, dal punto di vista della modellistica senz'altro abbiamo fatto innovazione nella tradizione. E poi, diciamo, continuamente studiamo tessuti, fantasie, sempre stando in un mondo classico, però ogni tanto qualche cosina di estroso ce lo mettiamo dentro. Detto da napoletano, l'elemento scaramanzia non poteva mancare. Assolutamente no, diciamo, abbiamo giocato molto su questa cosa, che è stato anche motivo di grandi successi, siamo stati apprezzati anche per questo, perché poi il cornetto deve essere nascosto, perché altrimenti non funziona. E quindi, questa mi manca. E quindi, quando nelle occasioni in cui c'è bisogno, magari basta toccarsi un po' la cravatta all'interno senza farsi notare. E funziona. E speriamo che funzioni. Anticamente anche prado, prao, pra per necessità di rima. Al plurale, talora in chiave letteraria, anche femminile, prade, prata, prate, pratora. Deriva dal latino pratum e indica una superficie più o meno estesa di terreno erboso, tratto di campagna, radura o spiazzo ricoperto d'erba, idealizzato nel suo aspetto ameno, atto al riposo e alla quiete. C'è il prato naturale, di formazione spontanea, o artificiale, seminato appositamente.
il prato irriguo, irrigato regolarmente o permanentemente, o asciutto, non irrigato artificialmente. Il prato inglese o all'inglese, seminato con poche specie erbacee selezionate e falciato così da ottenere un tappeto erboso compatto e uniforme. In opposizione si parla di prato rustico, quello lasciato a una crescita spontanea. Marco Sborgia, quando si parla di canapa si pensa a qualche cosa a cui non bisognerebbe pensare, perché noi stiamo parlando di una canapa particolare, quella industriale. Te ne intendi e come? Perché tra l'altro ci mostreremo altre cose, allargheremo il discorso su un argomento che è molto stimolante e che vorremmo fosse veramente in via di affermazione anche sul nostro territorio abruzzese. Da geologo con una sensibilità ambientale, circa dopo il terremoto dell'Aquila, vedendo questi edifici sventrati, considerando che si parla sempre da anni di una crisi del settore immobiliare, dell'economia, che in questo paese, diciamolo pure, è stato sempre trainato dal settore immobiliare, sarebbe bello trovare un materiale a chilometro zero, non impattante per l'ambiente, con una serie di virtù. Feci una ricerca, si parlava di case di paglia, feci un po' di indagine, con la cultura del mattone parlare di paglia per fare un'abitazione era un po' eccessivo. Vidi che a Lecco c'era un'azienda che iniziava a proporre questo materiale per l'edilizia prodotto dal canapulo, cioè la parte legnosa della canapa, e la calce. Mi interessai e da lì poi andai a scoprire che in realtà la canapa era ed è oggi una materia prima che viene utilizzata per ben oltre 50.000 brevetti per usi industriali. La sfida che raccoglievo e che sentivo insomma importante era quella di importare sul nostro territorio questa iniziativa che si stava già sviluppando a livello nazionale un po' a macchia di leopardo. Anche in Abruzzo. E anche in Abruzzo. Circa tre anni fa, quattro anni fa, ho incontrato sul campo in regione altri ragazzi che volevano fare qualcosa. Abbiamo costituito una cooperativa agricola, la Hemp Farm Italia, e ci siamo buttati nel primo settore alla nostra portata, che è quello dell'alimentare, perché lavorare la fibra richiede un impegno importante dal punto di vista delle infrastrutture. Il seme, da cui derivano degli aspetti alimentari interessanti, potevamo pensare di gestirla con il parco macchine agricolo che abbiamo, una mietitrebbia un po' modificata, alcune tecniche culturali ben assestate, e quindi abbiamo iniziato questa esperienza producendo seme, olio, farine da integrare con altre farine per fare pasta, altri prodotti da forno, la birra, e ci siamo buttati un po' in questo settore. Qual è stata la risposta? La risposta è stata, noi abbiamo partecipato... Un po' di diffidenza iniziale magari? La curiosità, ma diffidenza neanche tanto, perché nel contempo devo dire che anche i media nazionali hanno iniziato ogni tanto a inserire... A parlarne in termini positivi, iniziamo a frequentare le fiere dell'agricoltura, ci facciamo conoscere, veniamo apprezzati. La realtà è che poi tu sei costretto a doverti sperimentare con una pianta e facendo fronte però a delle difficoltà tecniche che non sempre puoi risolvere con le tue risorse locali. Entriamo più nel dettaglio, qui tra l'altro accanto a noi, così facciamo capire meglio al pubblico di che cosa si tratta. Che cosa è quello che vediamo? Sembrano rami normali, tranquilli, eccetera, un po' insignificanti, invece che cosa contengono? Sono insignificanti nel momento in cui non consideriamo che questi rami, anche per esempio ho portato questo esemplare, che non sono necessariamente interessanti dal punto di vista industriale, perché non sono necessariamente queste le tipi di piante che dobbiamo arrivare a ottenere, però perché testimoniano l'eccezionalità di questa pianta, cioè l'eccezionale tasso di crescita che hanno. Queste qui sono cresciute in 3-4 mesi. Sono appendici di una pianta che è alta 4 metri, 3-4 metri, alcune varietà arrivano a 8 metri. È uno sviluppo rapido. Uno sviluppo molto rapido, sequestrando CO2,
sequestrando metalli pesanti, quindi aiutando anche nell'opera, diciamo, di bonifica dei terreni spesso stressati da anni di coltura intensiva, e al tempo stesso producendo una fibra che era quella della nostra tradizione arcinota per i tessuti, la marineria, le vele. Diciamo che l'uomo si è evoluto grazie alla canapa. Fino a, diciamo, agli anni 60 l'Italia, ricordiamo, era uno dei principali produttori di canapa a livello europeo. Senti, vediamo altro. Che cosa è questo canapannel invece, allora, che indichiamo? Qui abbiamo un'eccellenza abruzzese poco nota, perché questi qui sono prodotti di Edil Canapa. Il risultato è eccezionale, e la volontà anche di Edil Canapa è di spingere la filiera corta e quindi adeguarsi a questi impianti territoriali. Quindi aumentare anche la quantità e di conseguenza abbattere successivamente la qualità. La qualità e abbattere il costo. Abbattere il costo. Ricordiamoci che per reimportare il costo è maggiore. Il costo è maggiore e sicuramente ricordiamoci che poi effettivamente questo materiale eccellente per l'edilizia nasce da uno scarto. Cioè, della pianta, noi una volta, oggi c'è il boom del CBD, si parla tanto dei principi attivi, quindi stiamo scoprendo che questa pianta ci dà, oltre a dei principi attivi legati alle sue resine, il seme ricco, che ci dà un olio ricco di omega 3 e omega 6, che è la richiestissima, è l'integratore richiestissimo su tutti i fronti, ci dà alla fine questa fibra che può diventare in questo caso un materassino, e ne abbiamo due esempi a diversa densità e quindi conducibilità termica. Che se pensiamo oggi l'equivalente naturale è la fibra di cocco, cioè importiamo dall'estero, se non vogliamo utilizzare altri materiali convenzionali, diciamo, non proprio sostenibili. Questo nuovo prodotto, sempre del canapa, è questo è più duro, come si dice? Duro, questo è pressato, è naturale, corrisponde a un equivalente, lo USB, dice, detto in termini, diciamo, chi è del campo conosce. E invece questo è totalmente naturale. Tutta canapa. Tutta canapa. Noi non abbiamo boschi, possiamo però produrre sui campi, proprio per quel discorso di rinnovamento, anche canapa, e quindi ottenere questo materiale. Senti Marco, tu pensi che in prospettiva si possano raggiungere dei risultati o ci sono tante problematiche? Una domanda. L'altra, c'è un collegamento vostro anche con il mondo universitario, di cui parleremo anche dopo. Certo, il potenziale della pianta è siamo solo agli albori. Quello che è già stato scoperto e che si fa a livello mondiale è una realtà. Quindi l'edilizia, abbiamo detto, è un aspetto immediato, interessante. Pensiamo solo al conflitto territoriale per i metanodotti, per i traversamenti energetici, per il petrolio. Con questo facciamo cappotti termici, ricreiamo lavoro e rendiamo le case passive. Non è poca roba. Sul nuovo abbiamo un materiale che è antisismico perché è leggero, ci permette di stravolgere tutto il concetto che abbiamo dell'edilizia pesante. Per quanto riguarda, mi rallaccio ai rapporti con l'università, sì, noi costituiamo come cooperativa capofila di quello che è una rete di imprese. Abbiamo quindi l'Università di Bioscienze di Teramo, che sta insieme all'Università di Chieti, con il professor Luigi Menghini. Stiamo caratterizzando e studiando anche tutti i principi attivi contenuti nella pianta, sempre per uno sviluppo sempre maggiore efficiente, maggiore efficace e di innovazione. Oggi abbiamo diverse problematiche legate al clima, legate all'ambiente, legato anche a un'economia green. Pensiamo alla deforestazione per fare carta. Questa è la miglior carta mondiale, è stata fatta con la canapa. Non so, ogni riferimento mi fa pensare che abbiamo una grande opportunità e ogni giorno che perdiamo, secondo me, è un dispetto che facciamo a noi stessi e al pianeta. Un guaio davvero, la Limorpha alis. Professor Francesco Maria Stopp adesso ci spiegherà che cos'è, che rischio corriamo e se già sono arrivate da noi, che cosa, le cimici
asiatiche. Probabilmente i cittadini già si sono resi conto di avere le case invase da questo insetto alieno ed invasivo. Somiglia un po' alla nostrana scardapuzza, che però è di colore verde e che peraltro viene totalmente eliminata quando arriva questa sua cugina, che è molto più pericolosa. Perché è molto più pericolosa? Perché è un insetto polifago, cioè mangia tutto, a differenza della nostra cimice verde, la quale è piuttosto specializzata e comunque inserita all'interno di un equilibrio ecologico, per cui ha dei nemici invece, e quindi si mantiene la popolazione in equilibrio tra ciò, diciamo, che la cimice verde consuma e ciò essa stessa quando viene consumata dai predatori. Invece la cimice asiatica, questa marrone, non ha predatori, è insensibile agli insetticidi ed è polimorfa, cioè mangia tutto, quindi è un pericolo enorme, perché abbiamo già visto in altre regioni italiane dove si è presentata, che ha provocato immediatamente decine di milioni di danni sia alla vinicoltura che alla olicoltura, e poi anche soprattutto ai prodotti ortofrutticoli e addirittura anche al mercato floreale. Quindi veramente un nemico di cui al momento abbiamo solo contezza per la presenza nelle nostre case, ma presto dovremo combatterlo in tutte le sue forme. Come si fa? Questo è un bellissimo problema, cioè un bruttissimo problema, un bel problema, nel senso che è un problema difficile da risolvere, perché ripeto, è insensibile agli insetticidi, non abbiamo attualmente specie nostrane in grado di contrastarle, dovremmo importare i suoi nemici, ma questo è molto pericoloso perché non sappiamo se questi nemici, una volta importati, non preferiscono mangiare invece degli insetti utili. È un problema di salute oltre che economico, perché i contadini che non conoscono questo insetto, come vedranno i danni che esso produce, andranno in panico e cominceranno a utilizzare ogni sorta di pesticida che sappiamo non funziona. I pesticidi invece sappiamo che sicuramente inquinano, sono cancerogeni e pericolosissimi per la salute dei consumatori. Un'ultima battuta, consoliamoci così: se si schiacciano non emanano cattivo odore, almeno questo. Non tanto, non so però se sono commestibili, forse sarebbe la soluzione migliore. Proprio un bell'angolo quello dove noi siamo seduti. Noi siamo io e Guido Garzia, che rappresenta insieme con Antonella Marrone, con cui condivide questa esperienza bellissima, un'azienda agricola a Casaltaulero. Naturalmente siamo alle porte di Roseto. Azienda agricola Opera, con l'H davanti, rigorosamente. Magari ci spieghi anche perché. Io comincio nella prima parte con Guido. Ci racconti un po' la storia, l'idea di questa azienda, che naturalmente fa parte di un casale che ha una sua lunghissima storia precedente. L'azienda Opera è nata proprio con l'obiettivo di creare un prodotto con sottoprodotti identificabili dal proprio territorio. Per questo è nata con l'idea di creare un luppoleto, che attualmente è il luppoleto più grande di Abruzzo, con oltre 3.000 piante. A me piacerebbe, con Antonella, riuscire a fare la prima birra ad hoc d'Italia, ovvero una birra che sia realmente correlata al territorio. Il concetto è stato proprio cercare di iniziare da qualcosa che ci piaceva, era la birra. Il luppolo è un lupo di nostra produzione, ne saranno impiantati altre tipologie nel corso degli anni, anche nell'orzo, dove abbiamo iniziato sin da subito anche a fare una maltazione proprio noi in vasca per fare delle prove e vedere realmente se era buono il nostro orzo. Ci sono stati varie prove durante gli anni per cercare di raggiungere le giuste quantità di proteine per riuscire a fare una buona birra. Il prossimo obiettivo è quello di fare il nostro maltificio, che spero possa nascere nel più breve tempo possibile. Dici qualcosa che abbia a che fare con le caratteristiche di questa birra? Le birre che abbiamo deciso di produrre, su cui concentreremo tutta quanta la nostra produzione, sono birre a basso tenore alcolico, ovvero un tenore alcolico che non si attesta solitamente un grado meno rispetto ai vari stili birrari. Questo per essere una birra molto beverina, facilmente bevibile in tutte le stagioni, e che però sia sempre profumata, perché abbia una quantità di luppolo probabilmente più importante rispetto ai vari stili di birra. Questo per dare il profumo e una sensazione di territorialità. L'Abruzzo è una regione che ha delle ottime caratteristiche, tant'è vero che un numero di birrifici presenti in Abruzzo è uno dei più alti rispetto alle varie regioni. Secondo me la parte più bella dell'Italia nel suo modo di interpretare la birra è che, mentre tutti gli altri stati si fermano degli siti di birra, noi siamo il primo stato che
crea stili di birra, cioè cerca di creare delle birre che non ci sono. Anche noi abbiamo il nostro progetto, abbiamo dei luppoli che teniamo in modo particolare e spero di poter creare quanto prima una birra che non ha assaggiato nessuno, perché sta tutto maturando piano piano. Che ne pensi invece di Antonella e di questa sua fantasia straordinaria che ha portato tra l'altro dei prodotti che sanno tanto di originalità, perché sono da brevettare? Beh, Antonella ha come caratteristica la tranquillità, la creatività e il fatto di potersi mettere davanti a una materia prima e creare un prodotto che non c'era. Questo spesso genera delle innovazioni, delle cose diverse, anche dei prodotti improbabili come, che ne so, lo stufato al luppolo che probabilmente non assaggerà mai nessuno. Bene, adesso passeremo allora proprio ad Antonella, che ha il colore giusto incorporato, marrone, ed è un'autentica opera. Antonella, stai operando, è il caso proprio di dire così. Che stai facendo? Iniziamo con il versare la birra per effettuare la preparazione della gelatina. Quindi adesso prepareremo tutti gli ingredienti e vi farò vedere proprio passo per passo all'incirca quello che succede quando io mi metto all'opera. Vai pure, noi siamo qualche secondo in religioso silenzio. Allora, hai tagliato una zucca per farne che cosa? Oggi vi faccio vedere la gelatina alla zucca. Quindi ho preparato la zucca, ovviamente la birra, lo zucchero e come addensante a me piace utilizzare l'agar agar, è un'alga, in modo da restare nell'ambito proprio naturale il più possibile. Una volta preparati tutti gli ingredienti verranno messi in cottura. Terminata la cottura verrà frullato il tutto in modo tale da amalgamare la zucca con sia la birra che con l'addensante. Dopodiché procederemo alla preparazione dei vasetti e poi procederemo al sottovuoto in pentola, come faceva la mia nonna. Come ti è venuto in mente di mettere alla luce tanti prodotti diversificati che hanno una base comune, anche se non tutti? Allora, un giorno ti sei svegliato e dici: adesso voglio inventarmi. Tutto è partito davvero per gioco, nel senso che ero a casa, facevo la mamma, stavo cucinando. Quel giorno mi è venuto in mente di fare una crostata e avevo la zucca, perché non farla alla zucca? Ma magari la cucinavo proprio con la birra. E da qui è venuta fuori questa sorta di crema di birra. Me ne era venuta fuori un bel po', quindi l'ho messa nei vasetti, ho fatto il sottovuoto, il classico, e l'ho messa lì nella credenza. Giorni a seguire, aprendo appunto la credenza, ho ritrovato di nuovo il barattolino. Beh, si è conservata bene, perché non provare magari a fare anche qualcos'altro? Ed è proprio nato tutto così. Sempre lì nella mia piccola cucina ho pensato: va bene, allora provo a farla anche con la cipolla. E così via. Poi ho continuato con la frutta e da lì è venuta fuori la mia piccola opera, come la chiamo io. Da qui poi ho continuato, ho fatto anche la versione salata, quindi ho continuato a fare salatini sia con la birra che con il luppolo. Quindi gusto tradizionale e il gusto amaro. Lì ogni giorno che faccio qualcosa penso alla nuova produzione. E poi sono venuti fuori anche i grissini, è venuta fuori anche il plum cake. E chissà adesso cos'altro verrà fuori. Intanto ricordiamo che tu hai vinto anche un premio, quello della Coldiretti, per Giovani Promesse. Quello che stai preparando, perché logicamente vediamo soltanto una porzione di quello che sarà il prodotto finale, che vediamo in maniera anche diretta, il tutto in un ambiente veramente familiare al massimo, un mini laboratorio che però tira fuori grandi cose. Sì, abbiamo risistemato una piccola cucina che c'era qui nell'azienda agricola e proprio in questo piccolo laboratorio faccio la trasformazione a partire dalla birra o comunque dal luppolo, e poiché proprio l'azienda produce principalmente luppolo, utilizzo la mia piccola cucina per effettuare la trasformazione di questi prodotti. E ci tengo particolarmente a farli io di persona, proprio perché voglio mantenere quello che è la tradizione. Quindi dalla materia prima al prodotto finale in un ambiente proprio di casa, mantenere il gusto di quello che erano i sapori di una volta. Quando uno cucina deve farlo pensando a qualcuno e deve farlo pensando con amore, altrimenti prepara solo da mangiare, no? A me piace pensare che io non faccio nulla di eccezionale, però secondo me faccio qualcosa di speciale, perché lo faccio davvero con passione e lo faccio proprio per trasmettere
la passione che io stessa provo mentre faccio queste cose a chi alla fine assaggia ciò che preparo. Se dico cupressus è facile capire che stiamo parlando del cipresso. Dietro le nostre spalle, albero sempreverde anch'esso. Albero sempreverde, albero che accompagna anche questa la tradizione, una immagine tradizionale di quello che è un paesaggio mediterraneo. E io poi per origine siamo vicini alla Toscana, quindi è nell'immaginario, il viale di cipressi è una delle cose più caratteristiche. Erducci. Assolutamente sì, però l'associamo spesso anche all'albero della morte, perché è l'altra icona che ce la mette vicino ai cimiteri. E quello, su questo ci spendiamo due parole per una duplice interpretazione. Cipresso vicino ai cimiteri perché, come altre specie, altre piante del gruppo delle gimnosperme di cui fa parte il cipresso, presenta una radice che si dice a fittone, cioè presentano una radice principale che scende giù in profondità e che garantisce l'ancoraggio della pianta al terreno. Ecco, questa crescita diretta in profondità permette di utilizzare queste piante vicino ai cimiteri, dove, non avendo delle radici superficiali, diciamo che non va ad alterare quella che è l'utilizzo dell'area magari per le sepolture. Ma nell'immaginario è bello anche interpretare questa pianta come un elemento, una sorta di scala, no? È una pianta che mette in congiunzione la vita terrena, svettando verso il cielo, con quella che è la vita divina, la dimensione divina. E quindi soprattutto il cipresso, quello diciamo guidato a colonna, quindi di forma cilindrica, rappresenterebbe in qualche modo la scala che dalla morte terrena porta poi alla vita ultraterrena.